Amministrative 2016, nessun apparentamento a Canicattì per Ettore Di Ventura e Ivan Paci, correranno da soli al ballottaggio del prossimo 19 di giugno. E tenta una rapina in un supermarket di Campovelo di Licata, ma il proprietario reagisce e lo mette in fuga. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Campovelo di Licata. E ieri si è svolto a Naro il secondo Memorial Amedeus Illitti, più di 100 auto d'epoca hanno invaso la città del barocco, la manifestazione ha aperto ufficialmente i festeggiamenti in onore del santo patrono della città, San Calogero Eremita. Un cordiale saluto a tutti i telespettatori del canale 87, ben trovati a questa nuova edizione di TV Europa Notizie. Nessun apparentamento con le altre liste, è stato sottoscritto dai due candidati a sindaco di Canicattì, Ivan Paci ed Ettore Di Ventura, che domenica 19 giugno prossimo si contenderanno il turno di ballottaggio per la carica di sindaco di Canicattì. Ieri alle 14 infatti è scaduto il termine ufficiale per sottoscrivere accordi che avrebbero permesso ai due candidati di chiedere il sostegno di liste escluse al primo turno e per cercare di raggiungere oltre il 50% dei consensi. Così invece non è stato. In caso di vittoria Ettore Di Ventura, 14 consiglieri comunali saranno eletti dalle liste che lo hanno appoggiato al primo turno. Partito Democratico e Uniti per Canicattì rimane fuori, soprattutto per Canicattì, che non hanno raggiunto il 5% dei consensi il 5 giugno scorso. In caso di vittoria di Paci invece 14 consiglieri comunali andranno alle liste Nuova Canicattì e Canicattì riparte. Sia Di Ventura che Paci in questi giorni non avevano fatto mistero del fatto che non avrebbero scelto apparentamenti con altre liste o partiti esclusi al primo turno, ma che erano riusciti ad eleggere delle rappresentanze in consiglio comunale. E stamattina il candidato sindaco della città di Canicattì, Ivan Paci, ha incontrato il sindaco di Sommatino Crispino San Filippo, comune che possiede un rifugio sanitario. I due hanno parlato di lotta all'arandagismo, in particolare della creazione di un rifugio sanitario a Canicattì che potrebbe essere determinante nella lotta ai cani randagi. Paci ha detto che grazie a dei finanziamenti sarebbe possibile creare in tempi brevi una struttura identica a quella di Sommatino anche a Canicattì. Presenta all'incontro anche Kelly Moncado, responsabile di un'associazione che si occupa della cura degli animali, in particolare dei cani randagi. Ettore ti vuole conoscere, questo lo slogan del programma degli incontri che invece il candidato sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura terrà girando vari quartieri della città fino alla chiusura della campagna elettorale. Dopo la visita al mercatino della frutta di Largo Aosta e la manifestazione alla Villa Comunale che ha coinvolto numerosi cittadini, tra cui tanti bambini, questa sera Di Ventura e la sua coalizione saranno invece in via Regina Elena per incontrare i residenti della zona e quanti intendono conoscere il loro progetto politico. Appuntamento dunque alle 18 anche nella seconda fase della campagna elettorale. Continua il giro dei quartieri della città, sottolinea la coalizione che sostiene Di Ventura. Avvicinateci, parlate con noi, raccontiamoci la Canicattì che vogliamo, le tappe che ci condurranno al 19 giugno, ogni giorno un quartiere diverso della nostra città. Ma il candidato sostenuto dal Partito Democratico Uniti per Canicattì e soprattutto Canicattì non vive soltanto la città stando nelle piazze tra la gente, interagisce anche con gli utenti sulla rete, infatti su Facebook sta spopolando la pagina Ettore Di Ventura sindaco. Cambiamo argomento. 14 rifugiati richiedenti asilo sono stati selezionati per svolgere attraverso lo strumento delle borse del lavoro lavori di pubblica utilità come la pulizia e la manutenzione dei viali del cimitero, la pulitura di caditoie stradali, la tinteggiatura di inferriate e lo scervamento di aree pubbliche. Le borse del lavoro non gravano a carico del bilancio del comune di Naro, ma sono finanziate dal Ministero dell'Interno nell'ambito del progetto SPRAR 2014-2016 attuato dall'Associazione di Promozione Sociale Omnia Academy. La realizzazione delle borse del lavoro è stato auspicata dall'assessore alle politiche sociali Sara Incartona e dal primo cittadino di Naro Lillo Cremone, che hanno promosso la stipula di un apposito protocollo d'intesa tra il comune di Naro, l'associazione Omnia Academy e il centro per l'impiego territoriale competente di Canicattì. E si è scagliato contro l'automobile del sindaco di Burgio, Vito Ferrandelli, con la sua auto provocando le danni. È accaduto ieri mattina presto nel paesino in provincia di Agrigento. Il protagonista è stato un cinquantenne del luogo, pare affetto da gravi problemi psichici. Sarebbe stato lo stesso primo cittadino ad accorgersi del fatto e a chiamare i carabinieri, che hanno successivamente rintracciato l'uomo, per il quale scatterà adesso una denuncia. Non si conoscono i motivi del gesto, che il sindaco di Burgio non ha voluto commentare. Lievi i danni arrecati al mezzo.
Ha dovuto desistere dal portare a segno una rapina ed è stato costretto a fuggire. Un uomo ieri sera ha tentato di rapinare il supermercato Crain in via Lautrec a Campobello di Licata, armato di pistola. Si è introdotto nell'esercizio commerciale e ha minacciato una cassiera, ma il proprietario, marito della cassiera, è riuscito a disarmare il malvivente e a metterlo in fuga. Il commerciante ha inseguito il ladro anche fuori dall'esercizio e ha danneggiato lo specchietto e il finestrino dell'auto, una Fiat Punto utilizzata dal malvivente. La vettura rubata poco prima era venuta e è stata trovata abbandonata a circa 1 chilometro dal supermercato. I carabinieri avvertiti dopo il fatto hanno già avviato le indagini. La pistola utilizzata dal ladro è risultata essere giocattolo. Sbarco di migranti ieri sera a Lampedusa, dove sono approdati 130 migranti tratti in salvo dalla nave Dattilo della Guardia Costiera nel canale di Sicilia. A coordinare la macchina dell'accoglienza alla prefettura con personale del comune, medici dell'ASP e personale della Caritas e della Croce Rossa italiana. Intanto, parlando di professionalità dell'accoglienza, Pietro Bartolo, il medico protagonista di Fuoco a Mare, vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino, usa un termine netto per definire il ritardo nella formazione CM emerso dai dati Fnomeo durante l'appuntamento al Ministero della Salute organizzato dal provider Agenas Sanità Informazione insieme a Consulcesi. Un medico deve essere sempre aggiornato perché cambia la medicina, cambiano le tecnologie a disposizione, ma cambiano anche le sfide che ci troviamo quotidianamente ad affrontare. È assurdo che la metà dei colleghi non sia ancora in regola. Arriveranno durante la notte o domani mattina a Porto Empedocle con le 256 migranti salvati nelle ultime ore dalla nave Dignity di Medici Senza Frontiere. Sulla banchina del porto empedoclino verrà sbarcata anche una salma, dove le operazioni che ieri hanno consentito di trarre in salvo complessivamente 1.230 persone nel canale di Sicilia. Meno di 1.000 migranti dovrebbero approdare in giornata, invece con due sbarchi anche sulla costa orientale della Sicilia, ad Augusta, circa 400 sulla nave mercantile Topaz ad Augusta, 652 a Catania su nave Dattilo della Guardia Costiera. Inizialmente si era ipotizzato che 256 profughi, la salma, venissero sbarcati in serata a Porto Empedocle, ma il mare grosso nel canale di Sicilia sta facendo rallentare il viaggio dell'imbarcazione di Medici Senza Frontiere. È furto ad opera di ignoti a San Giovanni Gemini. Il fatto è accaduto nelle ore passate ai danni di un appartamento in via Giosuè Carducci di proprietà di un autotrasportatore. I malviventi, approfittando della momentanea assenza del nucleo familiare, sono penetrati all'interno della dimora e hanno portato via oggetti di valore e in oro per poi dileguarsi. Ad accorgersi del fatto, lo stesso proprietario che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della locale compagnia di Cammarate, che hanno avviato immediatamente le indagini. Pare che il valore della refurtiva abbia un valore di circa 10.000 euro. Ci spostiamo adesso a Catania. I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato in flagranza di reato Privitena Mario, 35 anni, per furto aggravato. Una pattuglia, su richiesta da parte del personale di vigilanza, è intervenuta nel centro commerciale Porte di Catania mentre l'uomo cercava di allontanarsi da un'uscita di sicurezza con un carrello carico di un televisore LCD e altri articoli elettronici rubati poco prima da un negozio Auchan. La merce, per un valore di 800 euro circa, a cui il ladro aveva manomesso i sistemi di antitaccheggio, è stata restituita al responsabile aziendale. L'arrestato, su disposizione dell'autorità garante, è stato trattenuto in una camera di sicurezza dell'arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. L'autovettura di un operaio di Campobello di Licata è rimasta seriamente danneggiata da un incendio che è avvenuto intorno alle 23 di sabato scorso in pieno centro città. A dare l'allarme i residenti della zona, che hanno avvisato i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto per spegnere il rogo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, agli ordini del capitano Marco Currao della compagnia di Licata, che hanno effettuato gli accertamenti utili ad individuare le cause che hanno originato le fiamme. Non si esclude ancora alcuna ipotesi, anche se sembra che non siano state trovate tracce di liquido infiammabile. E la Corte di Cassazione ha deciso di annullare il processo a carico di Giuseppina Ribisi, 44 anni, di Palma di Montechiaro, accusata di aver ucciso il cognato Damiano Caravotta. La donna in primo grado era stata condannata a 23 anni di reclusione, condanna ridotta in appello a 21 anni per effetto della soluzione dell'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. La Suprema Corte, però, in accoglimento del ricorso dell'avvocato difensore Giovanni Castronovi, il quale ha sostenuto che si tratta di due azioni distinte che non possono integrare una condotta di omicidio e che vanno valutata con maggiore attenzione, ha annullato l'intera sentenza con rinvio.
Siamo allo Sport Agragas Calcio. Silvio Alessi interviene a difesa di Peppino Tirri. Il presidente del consiglio di amministrazione biancazzurro, dopo la contestazione di ieri, non ha dubbi. Sono amareggiato e mortificato. Mi rivolgo, scrive Alessi sulla sua pagina Facebook, a chi con questi gesti continua a destabilizzare un ambiente già di suo non tranquillo. Con questo striscione si attacca la dirigenza tutta, perché ricorda a tutti che Tirri è il vicepresidente dell'Agragas Calcio. Sono amareggiato perché puntualmente, prima dell'uscita di ogni comunicazione importante per il futuro di questa società, qualcuno continua a remare contro, attaccando senza rispetto chi ha fatto e vorrebbe continuare a fare il bene dell'Acragas Calcio. E si è svolto ieri a Nario il secondo memorial dedicato ad Amedeo Sellitti, lo sportivo nerese morto in un incidente stradale durante una gara del Giro di Sicilia nel 1930. La manifestazione apre ufficialmente i festeggiamenti in onore del santo patrono di Nario, San Calogero Eremita. Il servizio. Si è svolto ieri a Nario il secondo memorial dedicato ad Amedeo Sellitti, lo sportivo nerese morto in un incidente d'auto durante una gara del Giro di Sicilia nel 1930 vicino ad Acireale. La manifestazione organizzata dal club Game, Città del Barocco, ha preso il via alle 9 in piazza Roma a San Calogero con l'iscrizione delle auto d'epoca. Subito dopo il corteo si è spostato verso le vie principali della città insieme ad una guida turistica che ha permesso loro di visitare parte delle chiese che si trovano nel centro storico barocco. Circa 100 equipaggi sono arrivati a Nardo da ogni parte della Sicilia, da Palermo a Catania, da Messina a Gela fino ad Agrigento. La manifestazione ha aperto ufficialmente i festeggiamenti in onore del Santo Nero, San Calogero, il patrono della città. Nel pomeriggio le auto si sono spostate in piazza Padre Favara per concludere la giornata all'insegna della nostalgia. Questa era l'ultima notizia, il telegiornale di TV Europa finisce qui. Vi ricordo che potete rivedere questa edizione e tutte le altre servizi andate in onda sul nostro sito internet www.tveuropa87.it e seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale TV Europa per tutti gli aggiornamenti costanti. Vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.